Alle 10:30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, parò bassamente annunciando al microfono. Attenzione! Mancano 3 minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi, preparate lo spumante! Aspettate! Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! E mezzanotte! All'1:30, ora illegale del maestro. Che stanchezza, che madò, che noia. No, io no, io vorrei andare a dormire. Beh, io sto già dormendo qua sul divano, guarda. Però lo sai che c'ho un po' fame, ste. Beh, mi è venuto un langurino anche a me prima. È già un'oretta che ho fame. Un'oretta? Eh sì, però non volevo dirlo perché... anche dirlo. Ma se così stanca non mi va di disturbarti. Senti, prenditi qualcosa dal frigo. Che mi prendo? Che ne so, c'è tanta erba. No, l'erba. Verdure. Mi hai preso per una capra? No, per una capra no, ma tu sei in periodo di caprezza. Sì. Esatto. No. Niente carboidrati, niente qua, niente là. Capito, però. Però stasera mi si voglia. È poi proteica, pasta proteica. Vabbè, dai, pasta proteica. C'è voglia di cucinare, io no. No, neppure io. Perché non vai a rompere le palle al cuoco? Ma dorme. Dorme, sì, è vero, si è addormentato sul divano come si incazza secondo te? Ma io penso che se gli dici qualcosa di carino magari potrebbe... Ma io non voglio dire qualcosa di carino al cuoco sul qualcosa di meno brutto da stuzzichi, fare stuzzichi, in senso lato. Ok, si incazza, torniamo alla domanda originaria. Ah, ok, no, non credo, dai. Non vediamo. Credo perché non sta neanche russando, vuol dire che non è ancora in fase REM. Ma se gli do una pedata. Vediamo, cioè così è proprio comodo. Guardate la situazione. Così, una pedata in mezzo alla fronte, secondo me la prende anche bene. Vediamo, sì, andiamo. Sì, sì. Vai. Vado. Sì, vai. Attenta che se si gira male. Ma morde. Scalcia. Scalcia. Secondo me mi prendo un mal rovescio. Stai all'occhio, perché diventa violento. Ma ha messo la dita nella 2:20. Guardi che è morto. Ah no, parla. Cortesia, lasciami. Oh, mi ho fame. Come? Abbiamo fame. Abbiamo fame. Non faccia finta di essere sonnambulo, abbiamo fame. Andiamo al ristorante. No, è tutto chiuso. Ti metti qualcosa a cuoco. Ah, ce li fai due spaghettini. Ma che ora è? Mezzanotte meno 5. Mezzanotte, ma voi siete morti, andate a letto. Ma abbiamo fame. Andiamo al ristorante. Ma il ristorante è tutto chiuso, mica siamo in piena estate. Chiedo. È vino al mare qua. Ah, cuoco su. Dai, si alzi da quel mal settato. Mi sta per arrivare un ceffone, collaboratrice, io glielo dico. Vado a mettere. Ma che ora è? Veramente... Mezzanotte meno 5. Uno spaghettino agli olio, peperoncino. Senta, cuoco, scusi. Non è proverbiale lo spaghetto a mezzanotte? Ma quello era il bacio a mezzanotte, la canzone. È uguale, è proverbiale lo spaghetto. Ma voi siete proprio. Ma stai a riprendere? Sì. Dai, avevo fame. Ma guardi, ma lei dovrebbe rappresentare la categoria maschile, uomo duro e sempre pronto. Guardi com'è ridotto. Ho capito, ma io a mezzanotte dormo, no? La notte è fatta per dormire. No, domani, dai. Domani può andare a letto con le galline di Nando. Brava, alle 7. Comunque non lo vedo tanto. Però uno spaghetto a mezzanotte, sinceramente, mi ha sempre... Ma veramente... Guardiamo, aspettate ma, che... Ma non è che avete cambiato l'ora. No, come si permette lei? Come si permette? Esatto, come si permette lei? Vediamo pezzi di collaboratrice affamata. Noi abbiamo fame, cuoco, adesso, visto che con le buone non riesco a convincerla... Lo facciamo. Facciamo. Guarda che non sto scherzando, faccio ma io, noi non stiamo scherzando. Perché io adoro spaghetti. Però sappiamo che olio e peperoncino. Ha riempito il canale di spaghetti in tutte le salse. Mancano però solo quelli della Nutella. Aglio, olio, keto. Peperoncino voglio fare. Certo, aglio, olio e peperoncino. Collaboratrice, aglio, olio e peperoncino. A mezzanotte si fa aglio, olio e peperoncino. È una legge. È una legge proprio scritta dove? Sulle tavole? Nei cuori delle persone. Quale? Di chi?
di tutte le persone, di le persone che amano gli spaghetti. A mezzanotte si fa lo spaghetto aglio, olio e peperoncino. A mezzanotte sai, buonanotte, vado si alzi. Lo famo? Bravo, un applauso, io non posso applaudire, bravo! Lo famo strano. Dai, bravo cuoco. Non è un bello spettacolo appena sveglio cuoco, cosa lo lasci dire? Cari amici di Cato Pepitale, questi sono qua. Sono proprio matto. Allora, noi la sera. Matto so io. Noi la sera siamo qui e non possiamo mai fare due chiacchiere perché questo dorme. Ho staccato il cellulare a leggere. Legge cose interessanti, però dorme con i capelli a panettone. È anche brutto da vedere. A mezzanotte bisogna fare chiacchiere, bisogna mangiare. Ma lei comincia due ore prima, no? Mezzanotte, forza, si alzi. Posso andarmi a fare una sciacquatina al viso? Solo se posso riprenderla. Lo vogliamo così. Venga, vada. Facci come se fosse a casa sua, è a casa sua. Seguiamolo, andiamo a violare l'intimità del cuoco nel bagno. Dove sta andando? No, è inutile che si guardi, cuoco, la situazione è drammatica. Acqua fredda? Perché... No, il bagno no. No, vogliamo vedere lo sciacquo della faccia, acqua fredda, Acqua fredda, sì. Mettiamo anche la luce di riempimento. Gli spaghetti a mezzanotte, questi sono matti, porco cane. Mamma mia, amore. No. Però vi devo dire la verità, mi è venuta fame pure a me. Potrei dirle e mentire che la situazione è migliorata. Non è così, però insomma no, sta molto bene. Io amo gli spaghetti a mezzanotte. Poco, intanto si metta la scossalina, la come si chiama la cosa, perché sennò si sporca tutto. Guardate ragazzi, è una serata bellissima. Non si vedrà molto, però è una serata bellissima. Io sto per cadere. È piena di stelle, credo di vedere le stelle, ma non sono sicura. Ma potrebbe essere, ma non lo so. E siamo molto stanchi, però c'è molta fame. Collaboratrice. Però cuoco. Non è che ho tanta voglia di cantare, però vabbè. Adesso, insomma. Ovviamente. Tanta che te passa. Ovviamente qua ho spaghetto proteico. Vabbè, certo, è ovvio. Noi usiamo solamente solo il Protex. Usiamo. Posso aiutarlo a reperire gli ingredienti nella sua cucina? Intanto mettete un po' d'acqua. Dai, aiutatemi a fare una cosa. Mettete l'acqua. Collaboratrice, devo chiedere il suo intervento. Senta qua, ma lei è veramente è malmostoso quando è stanco. Stavo dormendo, X. Vai, capito, ma cosa? Lo vedi che avete tutto programmato? No. Senta, è il bel principesso nel bosco. Assassine. Vabbè, va. Ok. Allora. Cadrà. Un attimo che vedo tutti gli ingredienti, quello che mi serve. Allora, le posso dare degli indizi? Il coltellaccio. Le posso dare degli indizi? Il prezzemolo lo trova in frigo. Ah, come mai? Già lavato. L'avete già raccolto dal giardino? L'ho raccolto dal giardino e allora. Prendiamo il prezzemolino. Guardi com'è verde. Allora, appunto, facciamo le cose come si deve. Elenchiamo gli ingredienti come sempre. Collaboratrice, scusi cuoco. Useremo. Guardi il boccolino. Cioè, altro che Federico Fashion Style. Come sempre useremo la pasta proteica. Non mi fate elencare perché non c'ho voglia. 30 grammi di proteine, 25 grammi di carboidrati. Zam, zam. Poi useremo del peperoncino. Yes. Quanto basta? Ah, lei nella pasta con aglio e peperoncino ci mette peperoncino. È a piacere come mi piace. Ma non ha il suo solito smalto, si svegli. Ho appena svegliato. E poi abbiamo bisogno del famoso aglio, ecco, un paio di spicchietti d'aglio. Se non è famoso perché non va bene. Famoso, poco, no, posso chiedere di fare meno scatti con le mani, non si gratti la barba. E non faccia scatti con le mani, altrimenti viene il video tutto scattato. Che è sto coso? È avanzato. Allora. Ok, abbiamo acceso il fuoco. Avete già acceso? Ho fame. Allora. E poi. Vabbè, intanto passiamo a tritare il prezzemolo. Tritare il marrone. Anche se mi avete tritato i marroni stasera. Ma poco non sia scostumato e volgare, perché lei è un esempio di. Speriamo di non rimetterci le dita, perché sennò altrimenti. Guardi solo a metà. Vabbè, va bene, dai, prezzemolo. Io non ho tante richieste, sono allora. Proprio di entusiasmo. Andiamo a tritare il prezzemolo. Andiamo a tritare il prezzemolo. Il prezzemolo. Andiamo a tritare il prezzemolo. Sì, ma sembra una marcia pure per questa cosa. Prezzemolo. Senta, ma le faccio una domanda. Mi dica.
Lei. Non mi faccio domande difficili perché ma non è difficile. Però posso scegliere la busta almeno? Sì, scelga la busta 1, 2 o 3. Facciamo tre. La busta numero 2. Allora, lei conosce il maestro Canello? Il maestro Canello, caspita, ha fatto un corso con me. Perché Canello proprio era famoso. Ma lei non si sta sentendo un po' Canello? In questo momento? Guardate, sta prendendo vita, eh. Collaboratrice, si sta rianimando. Mi raccomando. Credo che la collaboratrice sia scomparsa o addormentata. Sentite che profumo questo prezzemolo. È buonissimo. Prezzemolo freschino, come se non manca mai nel nostro frigo. Mamma mia, ha fatto un verso... Allora, brunisce, il prezzemolo l'abbiamo così tritato personalmente, lo mettiamo qui. Adesso andiamo a fare un po' di peperoncino. Il peperoncino è a piacere. A piacere, sì. A noi piace molto piccante, quindi io vado a tagliare un po' di peperoncino. Ecco, così. Facciamo pezzettini. Sento la collaboratrice che parla con Pupetta. Andiamo a vedere. Andiamo a sbirciare. Collaboratrice, non si vede un pupen qua, però guardate che bello, guardate che meraviglia. Ciao Pupetta, anche tu, ma tu non lo puoi mangiare. Pupetta, vieni qua, ti teniamo un peperoncino, no, uno spaghetto, scusate la stanchezza, tutto per te senza peperoncino, ok? Chi vuole tirar via i semi, che sai... sono un po' indigesti, però a me sinceramente piace tutto del peperoncino, io non butto via niente, quindi io ce li metto, poi però tanti ti dicono via, ma per me è sbaglix. Allora, ci mettiamo un altro, va, perché poi c'è qualche commensale, si lamenta, dice che è troppo strano. Ah, qualcuno ha portato anche un agnelli professional. Un agnelli? Un agnelli professional per fare il cuoco. Se volete tirare via l'anima dell'aglietto, ma a me non me ne frega niente, a me l'aglietto. Ma lei digerisce anche i sassi, cuoco? Anche i sassi? Vabbè, guardi, sto imparando il suo profilo destro, dovrebbe un attimino volgersi a favore. Allora, io... Piccole. Collaboratrice, lei l'ha detta alla salatura, perché... io non ho papille gustative, il cuoco è impegnato a fare le fettine piccole, piccine, picciò. Allora, anche l'aglietto, se gli diamo un po' di... così, lo tritiamo. Abbiamo anche realizzato il colore della bandiera italiana. Si sprigiona. Anche qui un profumino. Cuoco, mi apprezzi? Diciamo che l'aglio dà il meglio di se stesso, eh? Cuoco, dica. Apprezzo il fatto che mi sto impegnando, uno, a non zoomare come una disperata, creando il mal di mare, e due, a non parlarle di sopra. E tu apprezzi il fatto che io stavo a dormire, e già è tanto che sto qui, guarda... adesso me ne torno a letto un'altra volta. Dopo che ha mangiato, io sto inquadrando il suo tirabacio. Non è che stavo a letto, stavo al divano. Perché lei si fa questo tirabacio così? Ma non me lo fai, è una cosa automatica. Capito, ma sono cose da tonne. Tonne? Ma che tonna sei? Il sale, farina. Questo non prendiamo quell'altro? Qual è l'altro? Dovrei accucciarmi. Mi accuccio? Faccio io, dai, faccio con questo, va benissimo. Dovete sapere che io non uso il sale grosso, quindi ogni volta ho dei problemi. Allora, se non avete mai provato gli spaghetti a mezzanotte, lo dovete fare, perché nella mia vita penso che questo sia la do, re, mi, fa, sol, la. Fine. La. Ma lei lascia questi dubbi amletici, cuoco, non va bene. Ognuno si fa, poi, chissà il cuoco quante volte l'ha mangiato. Vuole lasciare un alone di mistero. Un alone di mistero, allora. Intanto l'acqua procede. Non la guardi perché non bolle, cuoco. Sì, ma no, perché non ce ne andiamo così? No, l'acqua andiamo, non bolle mai. Andiamo. Chi è che me li pesa? Dai, cosa devo pesare? Io non peso niente gratuitamente. C'è la bilancia. Faccio io anche questo, va. Ma parla come se facesse tutto lui, collaboratrice. Aia, le ho fatto male di qua, aia io. No, nessuno. Tu mi hai fatto male di... Ma senta, non lanciano a temi di dubbio gusto. Le coccole, qua? Coccole, c'è la piccola, la zia. La zia è buona. Io sto guardando dentro il telefono, quindi verranno tutti gli occhi sverguli. Devo guardare qua. Sverguli.
Che roba collaboratrice, è? Le ho detto 1500 volte che io non gradisco che lei intrattenga rapporti interpersonali con terze persone, sì, perché sono gelosa. Lo so. Lei è mia. Stavo semplicemente. Non mi interessa, sono tutte scuse becere. Non è vero. Non come mi costringa, no, a girare attorno, la a guardare il telefono. Ha detto che usa la L. Ma quale signora? Ah, quella della maglietta. Ma con quale zinnone usa la L? L. Dunque, secondo me potrebbe andarmi bene una L. Una L comoda. Comoda. Ecco, ne parleremo. Ne parleremo solo vivendo. Appunto. Vi volevo far vedere il mio outfit di oggi. Questa è la felpa della Col, sì, perché sono uscita spiritosa. Aveva freddo. Comunque l'ho coperta. L'hai coperto? Oddio, sì. No. Poi questa è una maglietta con una stella. Questa è la maglietta che vorrei prendermi. Eccola. Ma io, ecco, la vedo al contrario. Amici, giri il telefono. Eccola. Giri il telefono. Mezzanotte. Senta, ma faccia, canti una canzone. Invece, Cuoco, io e la collaboratrice vogliamo una canzone. Una canzone partenopea, perché sta facendo una cosa molto partenopea lei. Esatto, faccio qualcosa di faccia... serio partenopea. È mezzanotte, voglio dire. Mezzanotte, questa, sai. Mezzanotte. Adesso se noi andiamo, è pieno di lupi. Ma guarda, ma sono, ci sono i rospi, i lupi mannari. I lupi mannari. Okay. Ma che stiamo entrando in Umbra? Dov'è la luna? Dov'è la luna, Cuoco? Ho perso, no, non c'è il mare, cioè, lei è fuori come una mina, Cuoco. Dov'è la luna? È la luna, busso. Dov'è la luna? La luna, che ne so, dove è nascosta? Dove la, andiamo a cercare la luna? Cercate la luna, per cortesia, luna. Ah, luna rossa, ma parla. Però guardi qua, non c'è nessuna. Non c'è nessuna luna, né rossa. È collaboratrice. Il Cuoco ha fatto sparire la luna. Non voglio mica la luna. Chiedo soltanto di andare a fare l'amore, ma la luna non c'è, la. E allora non c'è la luna. La luna non c'è. E ce la immaginiamo noi, perché non c'è. Non c'è. Questi stanno fuori. Allora, io ho trovato. Senti i lupi. Sembra finto, addirittura da quanto è realistico. Sentite i lupi in lontananza. Sono i famosi lupi di mare. Sì, sì, ci stanno qui. Comunque, Cuoco, è un contapalle, perché la luna... Ci stanno. Cuoco, la luna non c'è. Qualcuno l'ha portata. Non è che era nel pozzo, non è che nel pozzo la luna. Guardateli. Senti i lupi di mare. Ci sono delle melangole. C'è anche il pozzo. Non è che non è nel pozzo, collaboratrici, andiamo, io cado e muoio. I lupi. Comunque credo che questa serie di video mi piacerà. Quindi preparatevi ad altre. Quindi mi avrà ancora in mezzo al Puppen. Collaboratrice, contenta? Sì, contentissima. Ma perché non mi invita a trasferirmi qua? Adesso vi dico una cosa, la collaboratrice ha paura di andare là dietro. Adesso la sfiderò in diretta. Ma questa, l'agonia della formica morta di tifo, che cos'è? No, è inamovibile. No, andiamo là dietro, che ha paura la collaboratrice. Andiamo. Adesso lei dirà, lei dice vai via ai ladri, vai. Sì. Vai via, 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 ladri, via. Perché secondo lei il ladro. Adesso facciamo il giro di là. Via, via. Pupetta, siamo... acquattiamoci, collaboratrice. Piano, 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 piano. Guardate, due persone psicopatiche. Cioè, qua veramente la legge Basaglia, ragazzi miei. Diciamo delle gocce del Cuoco, ma... Vediamo cosa fa di nascosto. Di nascosto. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Ci apra, grazie. Ci sono i lupi fuori, la prego. Ma con lei è pazzo, lo sa? Allora, aspettiamo ancora perché l'acqua, come sempre... Lei la guarda e non bolle. Badi. Lei dice di aver sonno, ma intanto fa... Ma sono svegliato, scusa, eh. Perché sei svegliato? Svegliato!
No. Ancora un minutino. Intanto indietreggio. Caliamo la pasta, eh? E acchiappo la pasta. Brava. Che il cuoco tanto sapientemente ha preparato. Lei fa pesare tutto quello che fa, cuoco. Vale. E tutte le cose che facciamo noi per lei. Manco la pasta mi hanno preparato. Manco la pasta. Ma lo spaghetto. Poi sono andato a sentire i lupi. Ma lo spaghetto è più. Più spaghetto del cuoco? No, è troppo banale. È più. Più pirla del cuoco. È più proteico del cuoco? Beh, a livello di proteine posso dire che non ce l'ho per nessuno. Ok, va bene. Questi sono gli effetti del sonno. Voglio buttarla io con una veemenza. Allora, io apro il coperchio e lei... Vado. Allora, uno, due e tre. Pasta buttata, benissimo. Benissimo. Mi può cortesemente tirare sulla il polsino della felpa, per piacere? Che sennò va dentro l'acqua. Mi può cortesemente farmi fare a me? Grazie. Ma guardi, ma avete svegliato? Ma non lei è uno scostumato caffone, collaboratrice? Ma avete svegliato? Io non tollero più le intemperanze maleducate del cuoco. Ma avete svegliato? Ma non rompete scatole. Lei è maleducato. Ecco, fatemi fare, perché voi sapete che in cucina, a me la cucina, che devo fare? Intanto era lì a dormire e noi stavamo morendo di fame. Ma... poteva ritrovarci cadaveri morti? No. Per la fame? Potevo. Ma non è stato, perché essere. Sapendo che... Può essere. Però io sapendo che... Intanto se non veniva a minacciarla, a svegliarla, a farle così, lei non si per svegliava. Per tutta la vita avrei avuto questo scrupolo di coscienza, mi sono buttato giù violentemente dal letto, rischiando anche la vita. Sono corso subito ai fornelli. Corso. Adesso, non mi faccia pesare questa cosa, perché... Ma io le faccio pesare, collaboratrice... Perché l'ho risolta già ancora prima di che si creasse il problema. Cioè lei risolve i problemi prima che si creino. A me mi chiamano, il signor Wolf, quello che risolve i problemi. Stasera ce l'ha con i lupi. Stasera ce l'ha con i lupi. Non è che si sente alle volte. Alle volte si sente Kevin Costner. Lupo Mannaro. Lei non è che sente Kevin Costner? No, io sono il lupo Mannaro. Kevin Costner. Perché lui che balla con i lupi. Ah, la battuta. Lei dovrebbe anche ridere. Io rido. No, non rido. Basta. 3-4 calzi. Ah! Cosa vuol dire 4 calzini? Il lupo che ballava con Kevin Costner. Perché io devo tagliare sempre tutto? Queste tonne. Allora, mettiamo intanto, il coperchio per far riprendere il bollore e partiamo. Andiamo a mettere il nostro olio extravergine di oliva. Di Nando nel nostro pentolino. Pentolino, cioè questa è la mia mano, è enorme. Perciò si chiama pentolino. Mi raccomando, con l'olio bisogna abbondare. Poi anche qui a piacere. Sì, però se mettete poco olio, già la pasta è proteica, vi rimane un chiumo. Poi se volete fare un vero spaghetto, aglio, olio e peperoncino, bisogna abbondare con l'olio. Andiamo. Ecco qua. Ecco qui. Vedete? Ok, basta così. Pure sospiri, pure sospiri. Abbondantis et abbondantum, se no poi ci dicono che siamo provinciali. Siamo tirati. No, non va bene. Allora, adesso andiamo a mettere nel nostro olio. Andiamo ad aggiungere, ancora prima, vedete non ho ancora acceso la fiamma, perché lo faremo 2 minuti prima di tirar fuori la pasta dall'acqua. Ricordatevi sempre, adesso sbaglierà di nuovo, che il segreto del cuoco è... Non sbagli, non la fiamma, il fuoco, la segreto fiamma. Del cuoco, il fuoco, fa rima, anche il fuoco. Allora andiamo a mettere il nostro aglietto. Così, vedete? C'è l'aglietto tra la è pronto o non è pronto? Andiamo a mettere il nostro peperoncino tra la. Vedete? Lasciate il vapore acqueo, però mi raccomando. E andiamo a mettere anche, non troppo, ma ce ne vuole un poco, tanto così l'olio prende sapore. Cominciano ad amalgamarsi tutti i sapori. E andiamo a mettere un pochettino di prezzemolo, non tanto, un poco. Ecco qua, basta così. Ok. E adesso, 2 minuti prima, ripeto, che la cottura della pasta è pronta, noi accendiamo il fuoco sotto la nostra padellona. Perché dice così? Padello. Perché parla così? Perché mezzanotte la gente dorme. Quale gente? I lupi, una poi stiamo vicino al mare. Sta delirando. La gente sbarca dal mare. Ma chi è che sbarca? I pescatori. Pescatori di telline e neve di montagna e pioggia di colline. Allora, a mezzanotte si parla piano. Ok, allora parliamo così tutto così. Il video. Abbiamo urlato fino adesso. Infatti già ci hanno sentito. Allora. Chi ci ha sentito? Loro. Loro. Ma lei è matto. I disse.
Non è che sente adesso, si incazza. Isso. No, Piano. Shhh, mischiate via. Collaboratrice, non urli che c'è un cuoco, bisogna sussurrare. Mischiate via. Urlate senza... Urlate sottovoce. Urlate sotto, senza urlare. Senza urlare. Mischiare senza mischiare. Ah, come si fa a mischiare? No, non voglio nessun corso cuoco, Senta la pasta, adesso voglio... Ecco perché siete incompetenti. Siete incompetenti. Tu mischiare senza mischiare. Se non fai il corso... Cuoco. Tira fuori i schei. Ti faccio il corso e ti impari a mischiare senza mischiare. Che tu capi, io? Muo' il culo! Tiri fuori lei i schei che non ci ha pagato un puppen. Senta, adesso voglio un... Perché senta il rumore. Com'è? Come sta facendo la pasta? Sentite che roba, ragazzi. Ragazzi, io vi devo dire una cosa. Voi nei commenti ce lo fate notare che emerge. Scusi, ci fate notare che emerge. Non ululi. Mamma mia, che bestia. È matto, ma che bestia ci stanno. C'è faccia di pupetta. 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 Che faccia? Pupetta, baia sottovoce. Allora, voi ce lo fate notare. Non urli, ce lo fate notare nei commenti che ci... Aiutatemi! Sta arrivando la... Diciamo... Ci fate notare nel spaghetto crudo. Buoni. Ci fate notare nei commenti che... Ma come? Mi mai sbagliato a andare a letto? Che percepite? Che siamo pazzi, che ci divertiamo. Perché è lento, dorme. E ulula. E ulula e dorme. E gracchia. Ha fatto che. Ma non vi fa già voglia sta roba qua? Sì. Io prenderei una fettina di pane. Non si può. Chi? Ciuccia. Ma è buono. Ho fatto già anche una collaboratrice. Vai. Vado col dito, unto. Unto. Ha creato un ensemble. Perfetto. Un ensemble. No, non si esalti. Ha creato un ensemble di sapori che già da crudi. Sapori crudi. Si sente. Sono buoni. Urla piano. Sono buoni. Guardi che io lo mando in manicomio criminale. Non ci sono più i pericoli criminali. Mi faccio aprire io. Avrei sì. Potrebbe fare. Ha preso il tempo di cucinare della pasta? No. No, perché io la faccio a orecchio. Ma che sono? Che sono caro. Però lo fa davvero. È certo che fa così. Poi io glielo chiedo. Siete cotti? Sentite il nostro pappagatto. Pappagatto, fischia piano, che la gente che dorme. Poi in realtà il pappagatto a quest'ora vuole andare a letto, ecco. E quindi rompe. Cioè, a quest'ora sta già a letto da un bel po', di solito. Ma anche gli animali in casa nostra si sacrificano per gli spaghetti, aglio, olio e peperoncino. A mezzanotte va la ronda del piacere. E nell'oscurità ognuno vuol mangiare. Ognuno vuol mangiare. Sono baci di passione. L'amor non sa tacere. Collaboratrice, per cortesia. E questa è la canzone. Di mille nere. Zam, zam, zam. Ma questi picchi di urla e silenzio. Un paio di minuti. Sì, e allora, adesso la collaboratrice che è addetta alla crudità ha detto che mancano un paio di minuti. Allora noi a questo punto andiamo, siccome io non mi fido dei miei collaboratori, si figuri quanto si fidano di lei le sue collaboratrici. Appunto, ti pareva. Pure non solo non paga, non solo rompe il puppen, esatto, neanche si fida. Andiamo ad accendere la fiamma, mi raccomando cuoco, non faccia esondare tutta l'acqua, perché adesso magari è ingiusto chiederglielo, visto esondare, che perché è un fiume. Senta, è ingiusto farle questa domanda visto che l'abbiamo tirata giù dal letto. Ma guardi qua, ma glielo chiedo, gli inglesi dicono bat man. Glielo chiedo in maniera soft perché potrebbe anche incazzarsi. Ha soft ragione shell. Alla fine della preparazione pulirà a quest'ora tasto dolente. A quest'ora si fa rumore con i piatti, la gente dorme. Domani mattina pulirà? Domani mattina c'ho da fare. Prima di aver da fare pulirà? Alle 6 devo andare via.
Ah, il seme non quarto pulirà? Ah, pareva. Quindi pulirà? No. Come, com'è che questa storia ha sempre un finale identico a se stesso? Non ho tempo. È un po' come la canzone Vorrei ma non posso, è ancora un'altra strada di vero. Allora, puoi far sentire il profumo ai nostri folliveri? Voglio sentire anche lo sfrigolio. È ottimo il profumo. Mamma, che profumo, collaboratrice venga. Sentite, facciamo. No, non è uguale. The pentol is on the The pentol is on the fork. Questo non è inglese fuoco. Come? Chi te l'ha detto? Senta, l'otto all'aglio e peperoncino non le piace? Si spotti che siamo quasi pronti, eh. Allora, ma ragazzi, da anche ordini. Adesso. Attenzione. Andiamo a spegnere il nostro pentolone e prendiamo Attenzione, i nostri spaghetti che con questo amore, con questa delicatezza. Abbiamo tirati fuori un po' prima, eh. Ricordate, terminiamo la cottura nel nostro condimento. Ecco qua. Collaboratrice, o mi tiene così e prendo lo sfoglio, ragazzi. Adesso si comincia a prendere tutto, forma. Profumo. Gli piatti. Prendiamo un po' d'acqua di cottura, eh. Appena un attimo. Questi sono due macchie, ragazzi. Il nostro mestolino. Andiamo ad aggiungerla. Stanno in climaterio come fantozzi, passano da stati di euforia e fatti di depressivi. Siete calata, eh? Guardate, ragazzi, guardate. Ma voi avete idea del profumo che si sta sprigionando? Prima di terminare la cottura. E cazzo! Andiamo ad aggiungere un pochettino di prezzemolo. Ah, ragazzi. Allora, siccome abbiamo deciso stasera, nonostante io mi fossi appena svegliato, ma subito mentalmente ho deciso di farli in purezza. Assolutamente, questo praticamente è il vero spaghetto aglio del peperoncino. Però io stavolta non l'ho fatta, anche perché non avevo voglia. Sono appena svegliato. Ma ci metto a volte anche le olive di Gaeta. 4, 5, 6 olive di Gaeta. Vi assicuro che gli danno un tocco di. La nostra pasta è pronta. Allora, bocca, andiamo. Guardate che bella. Con la bradice ho preso. Io vado indietro, faccio una specie di salsa merengue. Vado avanti e vado indietro. Allora, avete portato il poggio pentolo? Andiamo. Questa musica non esiste, vada. Sì, ma se fa il passo del gambero non arriviamo mai, non mi bruci. Grazie che ha apparecchiato, collaboratrice. Ecco qua, amici. Oh, che spettacolo. Che profumo. Io mi accontenterò di assaggiare, vi spiego. Vabbè, perché vi spiego. Guardate l'olietto sotto, guardate. Vi spiego perché non la mangio, non perché non sia adatta all'alimentazione proteica, perché sono in una fase strettamente keto. È una fase REM. Sì, è una brutta fase. Per colpa di qualcuno. Non si fa credito a nessuno. Ho visto che dai, preparate. È cattivo. Qualcuno tenga il ecco, ok. Tenga il pupo. Allora. Così. Che adesso andiamo a mettere. Ragazzi, ma che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Guardate che un spiretto. Pochettino di questo condimento tra l'alla che hai mangiato spaghetti a mezzanotte, va alla ronda del piacere. L'una meno 20. L'una meno 20. Ma ci abbiamo messo 40. Noi sì. Ci abbiamo messo 40 minuti a fare un piatto di pasta, cuoco. Che meraviglia. Vediamo. Ragazzi, se vi piace il piccante. È molto piccante. Così che si fa. Però adesso posso dire una cosa. Intanto assaggi qua, così faccio vedere com'è. Allora, posso far vedere quello che sto mangiando io? Prego. Se può vedere che lei è invidioso, cuoco. Ma guarda, ti dico la verità, guarda, io no. Proprio per niente. Però domenica quando stavo mangiando l'albume rassodato era. Ma io proprio, ti dico la verità. Mi mancava. Guarda, te l'ho lasciato volentieri. È serratura sul tonno. Veramente. Ci credo. Buono. Almeno non faccio questi versi goduti. Rispetto per. Se tu dovresti dare un nome a questi spaghetti. Sì, fuoco. Fuoco? Io anestetizzanti li chiamerei. Per dire un potente anestetico della bocca. Per dire qua, ragazzi, veramente segatura, volete assaggiare? No, grazie. Lo conosco però. Mamma mia, ragazzi. Si può pensare un po' d'acqua, grazie. Sono sublimi. All'una meno 20 poi, guarda.
Allora, io ve lo dico già adesso. È molto seria. Questa è la prima e l'ultima volta che tu svegli il cuoco, perché non ci sarà la prossima volta. Quindi godetevi questo momento. Sono minacce queste, cuoco, sono minacce pubbliche, a mezzo stampa. Non mangiamo uno spaghetto a mezzanotte. Cuoco. Io mi prendo pure questo. La collaboratrice è attaccata all'acqua, deve bere il latte, ma il latte non si può bere, che tu vieni che è low carb. No, devo acqua. Ma che latte? Questo è il latte mio, guarda. Ma che roba, guarda. Chi è che ha fatto una macchietta di unto sulla tovaglia? Il cuoco. Che non pulirà. Sempre lui. Vuoi un altro, un pochettino, ragazzo? No, sta già grazie. Morendo così. Se... No, grazie. Io lo adoro. Ragazzi, allora, aspettiamo che il cuoco finisca. Ragazzi. È vero. Che dire? Con questo spaghetto. A mezzanotte va. A domani, è già passato, siamo già domani. Poi adesso qua vedrete la verità. Esatto. La verità. Esatto. La verità. Farà male. La verità fa male, lo so, però al termine di questi saluti del cuoco che farà tra pochi secondi, vedrete la verità e ve la spoilerò così. Buonanotte a tutti voi, buonanotte. Buonanotte. E vi vogliamo bene. Anche all'una meno un quarto vi vogliamo. Vediamo se mi seguite. Invece stasera l'ingrediente segreto è il peperoncino. E anche il maestro Canello. È vero. Ciao. Ciao. Notte. Che cosa sta facendo il cuoco? Cuoco? È quasi mezzanotte. Cosa sta facendo? Secondo l'ora del maestro Canello. Questo lo vedrete dopo. Ecco qua il maestro Canello ha posizionato l'orario. Collaboratrice. Guardi che qui le gocce ormai sono del tutto inefficienti.